mister Giampiero Loriga, si fa fatica a commentare questo anticipo, il 4-1 è obiettivamente pesante, però poi nell'evoluzione della gara voi siete ben dentro fino all'intervallo, all'inizio ripresa, l'1-2 di Camba, perdete Dettori e soprattutto su quell'episodio, lo perdete perché reclamate un rigore che poteva rimettervi dentro, no? Diciamo che gli episodi non sono mai andati dalla nostra parte, però penso che il risultato sia giusto in termini di sconfitta, troppo ampio per quello che abbiamo mostrato in campo. Quindi onore a loro che ci hanno battuto, però mi dispiace per il risultato così ampio e ce lo prendiamo, ci serve di lezione. Cosa è mancato? Perché poi colpiti a freddo dopo 30 secondi, un minuto, avete avuto una grande reazione fino al pareggio. Nel primo tempo effettivamente l'Ossese ha messo alle corde la Ferrini, però poi all'inizio della ripresa l'1-2 di Camba, lì in 4 minuti avete compromesso tutto. Sì, abbiamo fatto la partita per 50 minuti, perlomeno abbiamo provato a fare il nostro gioco, nonostante avessimo subito il gol dopo un solo minuto per un nostro errore, una grande protesta loro, poi su punizione, però ripeto, il risultato è giusto, noi dobbiamo solo lavorare, dobbiamo migliorare dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista della finalizzazione. Non dobbiamo disunirci come è successo dopo quei 3 minuti di blackout. Ripeto, io sono triste e amareggiato, ma consapevole che è una squadra importante, che dobbiamo consolidarci, dobbiamo prendere la lezione di oggi e farne tesoro per evitare in seguito di perdere altri punti. Cosa si è detto o cosa si dirà martedì per risollevare il morale dei ragazzi, che ovviamente non ci stanno a perdere, soprattutto con questo punteggio? Li ho visti molto amareggiati uscendo. No, io penso che dobbiamo continuare a insistere sui nostri principi, sulle nostre idee. La lezione è talmente importante che non ci bisogna aggiungere altro, come quando uno sbaglia il gol a porta vuota. Quindi ognuno sa dove deve migliorare dal punto di vista personale, dal punto di vista tattico e tecnico ci devo pensare io attraverso la metodologia e l'esercitazione, ma ripeto, c'è poco da dire, dobbiamo continuare a lavorare, siamo solo alla seconda e dobbiamo evitare questo tipo di debacle. Ricordiamo il prossimo turno con chi siete? Giochiamo in casa contro il Bosa, quindi testa già al Bosa e concentrati per tutto il resto del campionato. Vi mancherà ovviamente Dettori, anche no, Libi. Non ci interessa chi manca, oggi mancavano altri giocatori, ogni settimana manca sempre qualcuno. Non ci interessa, noi siamo una squadra secondo me completa in tutti i reparti, quindi non possiamo avere nessun tipo di alibi. La Ferrini che dice pensiamo prima alla salvezza e tenere i piedi per terra o magari non sbilanciarsi su... Sì, la mentalità è proprio quella, hanno avuto la mentalità da con umiltà oggi si sono chiusi e cercavano di ripartire e gli ha dato ragione, quindi fanno bene a parlare in questi termini. Poi in questo campionato super equilibrato sono convinto che anche loro diranno la loro ai vertici, perché le qualità ce le hanno e quindi niente, ripeto, faccio. E da osservatori diciamo che vedremo anche l'Ossese sicuramente nei piani alti. Noi ce la metteremo tutta. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie.